finito, altra compilation di teste di cazzo. Anche oggi mi tocca montare video. Esce bene dalla curva, esce bene, sta facendo bene. Va a completare il suo passo. Guadagna la terza posizione. Dietro Norris. Problema tecnico per Norris. Il fumo dietro la marmita è decisamente preoccupante. E qua c'è il sorpasso di un prepotente Peugeot 338, non so veramente, questo non sbaglio, un pochettino rotto, un coglione, in quanto anomalo, comportamento di questo tipo da parte di un proprietario Volkswagen che dovrebbe per natura proprio andare ai 300 all'ora anche sulle stradine a fianco al torrente e soprattutto starti dietro e pressarti come se esigesse delle cose. Attenzione, se noi rimaniamo bloccati in mezzo, ma qua ci sono tanti vigili, io mi fermo. Io poi tutte queste cose devo anche montarle, visto che ho fatto il pirla. E poi so già come passerò anche questa sera. Attenzione, colpo di scena, la Volkswagen potrebbe uscire alla prima, se va fuori dai coglioni, e finalmente la safety car rientra in box e riparte, bandiera verde, si ricomincia con la polizia subito a controllare la situazione, però è una strada più scorrevole questa, adesso senza la safety car, quindi riusciamo a quantomeno rispettare i nostri impegni delle 4 e un quarto. Porca troia, come passa il tempo. Siamo già in quinta, ma non basta, attenzione perché c'è una moto sulla sinistra che tenterà il sorpasso alla prima occasione utile, ma sai che c'è, vai pure, non me ne frega un cazzo, meglio davanti che dietro, e questo un po' sempre in generale. Siamo ai 70, il limite credo sia proprio 70, bene bene, vai, passa, la multa prenditela tu, io non me la voglio prendere. Ah, adesso rallenti, pezzo di merda, adesso hai paura della multina, volevi far fenomeno, far fenomeno, vai a far fenomeno per tutte le strade di Gassino per esempio, fa fenomeno, poi ne riparliamo. Intanto un aereo caccia, porca troia, un aereo caccia, supera la barriera del suono di fianco a me, mio Dio, no vabbè, ma stanno facendo le acrobazie, cazzo, ma è bellissimo, devo guardare la strada. La testa in giù in questo momento, però visti alcuni episodi sarebbe meglio levarsi dai coglioni il prima possibile. E io so già che da queste riprese di oggi, secondo me, abbiamo video per un mese e mezzo. E sapevo che sarebbe finita così. La mia vocazione a fare il birla anche in queste situazioni mi sta fregando, perché poi attenzione, un ciclista che a cui non posso assolutamente tagliare la strada, però, cioè, voglio dire, si può anche andare un po' più forte di così, cioè, ma giusto un pelino, giusto un pelino, non è una passeggiata nel parco, sei in mezzo alla strada, se devi passeggiare vai nel parco. A quanto pare ha smesso di piovere, quindi hanno fatto il martin della situazione. Io non capisco perché cazzo devono invadere la corsia. Cosa cazzo è questa moda di invadere la corsia? Statene nel tuo posto, porca di quella puttana! Sì che è grande la strada, eh! Non è che dice, piccolina, allora non ce la faccio! No, è grande, quindi stai dentro la tua cazzo di corsia! Se facessimo così ad atletica non arriverebbe nessuno prima, perché si giamperebbero addosso! Cioè, le corsie servono per starci dentro, no? Mi sembra un concetto semplice da capire, no? Allora io sto andando in quinta, il motore è già 25 praticamente e sono solo a 90 all'ora. Non riesco più a rimmaginare come quella volta ero riuscito ad andare in 130, sincero non mi ricordo come fosse stato possibile, perché è un autovelo. Scusa, quanto onoriamo questo cazzo di autovelo di noi, perché ne abbiamo uno, quindi cioè, quando è la l'unicità della cosa, noi lo onoriamo, cioè appena passiamo davanti, appena troviamo questo autovelo qua, insomma, il famoso autovelo che ci inchiniamo di fronte, no? Passiamo.
siamo, salutiamo. Poi vai a Gassino, ce n'è 25 e lì non hai proprio tutta questa reverenza. Passeresti per il 5 in modo un po' violento, diciamo, per salutare.